La domanda che molti si pongono è questa: perché non funziona l'Unione Europea? Perché non è in grado di prendere decisioni condivise e di affermarsi come una nuova forma di organizzazione delle società? La ragione, io credo, che non dipenda da ciò che è definito dai politici, dagli scienziati, dai giornalisti, l'egoismo nazionale. Non è questione di egoismo, è questione di ignoranza. Gli stati nazionali sono in crisi da decenni, ma la natura di questa crisi è ancora poco chiara, è ignorata. La crisi è strutturale, è organica, e cioè queste forme di organizzazione che sono nate nel XV secolo in Europa, all'inizio del secolo scorso hanno cominciato a non funzionare più, quando sono entrate in scena grandi masse di popolazione che ne stava ai margini. Questa incapacità di governare l'insieme, di formare tutti e selezionare i migliori, è diventata via via sempre più evidente nei decenni scorsi. E allora gli stati nazionali hanno preso la decisione non di evolvere in forme ulteriori, superiori di civiltà, ma di emanare la propria logica di governo. I politici e gli scienziati hanno elaborato delle forme di organizzazione locale, regioni e province e comuni, e supernazionali, l'Unione Europea, che sostanzialmente conservano la stessa logica della organizzazione statale nazionale. E tutto questo per ignoranza della natura di questa crisi, la quale è crisi non è una crisi congiunturale, ma è una crisi organica. Lo Stato non può far altro che rinnovarsi entro certi limiti, ma lo Stato è una forma di governo che non permette più lo sviluppo economico e politico e sociale e culturale di individui e gruppi che hanno acquisito forme di coscienza, di conoscenza e di azione nuove rispetto a quella che era proprio degli stati nazionali. Non si può mettere il vino nuovo negli otri vecchi. Per conoscere meglio la natura di questa crisi organica, chi vuole può visitare il mio sito officina, pasqualemisuraca.com, entrare nella sezione Scienza, leggere la traversata e in particolare il capitolo Teoria della crisi organica.